saluto a tutti gli appassionati di atletica leggera da parte di Antonio Farnè, un saluto che nel caso specifico arriva da Arezzo, pronti per seguire una classica dell'atletica leggera, la salita, la scalata al Castello, arrivata felicemente con grande successo alla sua 45esima edizione. Siamo nel centro di Arezzo, città di circa 100.000 abitanti, una delle 10 province della regione Toscana. Ecco, questa è la gara dei bambini che è un po', come dire, la prima offerta di questo pomeriggio di grande sport, tanti bambini, grande colore, grande cornice di pubblico per questa classicissima dell'atletica leggera. Le immagini che potete seguire in questo momento si riferiscono invece alla gara amatoriale su un percorso di 10 chilometri. Ma qui con noi, insieme a me, la spalla tecnica, grande esperto di questo sport, Michele Marescalchi, che ci affiancherà in questa telecronaca. Buongiorno Michele. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ovviamente, come ha già detto Antonio Farnè, è un evento ormai che ha una sua lunga storia. Questa è la grande festa, io quello che chiamo il popolo della corsa, è la forza trainante degli eventi di podismo, delle corse su strada, è la grande massa che ci cimenta. In questo caso è una gara di 10 km, competitiva maschile e femminile, ovviamente prelude al grande circuito internazionale che andremo a seguire successivamente. Michele, ricordiamo qual è il timbro ufficiale su questa gara, su questa grande giornata di sport. La scalata al Castello è organizzata fin dalla sua prima edizione, quindi torniamo al 1973, dall'Unione Polisportiva Policiano Arezzo Atletica, in questo caso in collaborazione con il Comitato Provinciale della FIDAL e del CONI e con il Comune di Arezzo. Sì, beh, è una storia molto lunga, iniziata con l'UP Policiano, Unione Polisportiva Policiano, nella piccola centro di Policiano, pochi chilometri di Arezzo. Allora la gara si svolgeva nell'abitato, a un avanti indietro, al pomeriggio veniva chiusa quella statale che portava verso l'Umbria, e allora tutto era lì. Poi ovviamente per una questione di immagine, di cliché, di tante cose, oltre una ventina d'anni o sono, è stato scelto di andare nella grande città dove da Piazza Guido Monico da 20 anni a questa parte fa epicentro a questo evento molto spettacolare e molto seguito, perché il pubblico è veramente entusiasta. Tra l'altro è un evento che si collega anche alla fine di ottobre con la maratonina città di Arezzo, dove hanno ospitato anche già un paio di volte il campionato italiano assoluto di mezza maratona, dove sono passati nomi famosi, eclatanti dell'atletica italiana e non solo, e anche straniera. E oggi invece c'è questa gara che si ripete da 45 anni, dal 1970. Diciamo, non è una delle più vecchie italiane, perché ce n'è una che è famosa, che è Castelbuono, è la più vecchia di tutte, però questa è sulla buona strada per essere considerata nelle prime 5-10. Ragion veduta, può essere definita una classica. Sicuramente una classica, una manifestazione che ha un suo specifico valore, lo ha soprattutto per il mondo amatoriale, come in questo caso nella gara che stiamo vedendo in questo momento, lo ha perché il popolo della corsa ama correre ad Arezzo, al di là della giornata calda, perché oggi è piuttosto caldo, è uno dei primi caldi. Quindi però insomma sì, temperature quasi estive. Davvero interessanti, Michele, questi cenni di storia relativi a questa gara, mentre continuiamo a seguire le immagini della gara amatoriale della scalata al Castello. 1973, la prima edizione si tenne a Policiano, che come ricordavi tu è una frazione a sud di Arezzo, situata sulla strada provinciale che arriva dalla Romagna, dalle foreste casentinesi, e si spinge, come ricordavamo poc'anzi, fino alla confinante Umbria. E poi da circa 20 anni, da poco meno di 20 anni, proprio grazie al suo successo, la gara da Policiano è stata trasferita nel capoluogo, ad Arezzo. Sì, questo trasferimento è dovuto anche per ragioni logistiche. Vedete questa immagine, questo lungo viale Roma spettacolare che porta subito alle spalle dell'arrivo, c'è Piazza Guido Monaco. Intanto vediamo gli arrivi della gara amatoriale, ricordando che ha vinto Cristian Marianelli dell'Atletica Avis Perugia in 33 primi e 38 secondi. A livello femminile la vittoria è andata a Valentina Mattesini della Pui Policiano in 40.06. Proprio per quanto riguarda il tabellone femminile, abbiamo appena assistito allo start ufficiale della gara femminile, che si snoda lungo un percorso di 5 km su strada, 6 giri intorno al centro storico di Arezzo. Questa è la gara un po' clou della giornata, tra l'altro vede al via un campo di partenti veramente eccezionale.
dobbiamo dire che finalmente in un contesto di gare che si svolgono abitualmente in Italia, dove ormai la presenza straniera è diventata predominante, oggi anche in questo caso vediamo subito un avvio molto veloce delle atlete africane, però ci sono atleti di grande vaglio italiano. Parliamo di Valeria Straneo, la due volte vice campionessa d'Europa, vice campionessa del mondo di maratona, primatista italiana e della distanza, che ritorna ad Arezzo dopo tanto tempo, un ritorno graditissimo, con lei la Nadia Iaffini, con lei soprattutto Rosaria Console, e tra l'altro sono anche atlete che hanno in vista l'eventuale partecipazione al mondiale di maratona che sarà in agosto a Londra. Insomma, un cast di partecipanti davvero di alto livello, di altissimo livello, questo per quanto riguarda il tabellone femminile, sarà così sicuramente anche per quanto riguarda il tabellone maschile, ancora con le immagini della gara femminile. Come vedete, la testa della gara è saldamente in mano alle atlete africane. Sì, sono la Susan Kipsang-Jepto, una novità per l'Italia, e poi c'è la Iran Celine Irandi, atleta anche lei keniana, e Winfrida Mora Mosetti, che tra l'altro potrebbe essere sulla carta una delle favorite, atleta keniana. Attenzione anche a questa atleta romena, Madalina Florea, è un'atleta che ha ottimi tempi, ha ottimi risultati, tra l'altro vanta 1:11:56 i campionati europei di Amsterdam dello scorso anno, dove arrivò settima assoluta. E ci sono atlete che oggi veramente che se la giocano, e questa Jepto Susan Kipsang, tra l'altro un personale di 1:10:49 nella mezza maratona, e sui 10 km 32:36 sulla carta, a mio parere sulla carta, poi sai, le gare hanno tutta la loro storia, anche magari un po' diversa da quello che noi presupponiamo, è la favorita. Ovviamente ci provano la nostra Rosaria Console, la nostra Valeria Strano, Nadia e Iaffini, che tra l'altro, così prima ne parlavamo, sono tutte mamme, tutte hanno due figli, allora scherzando si diceva, e quasi quasi se portano i bambini facciamo una mini podistica con tutti i figli di queste campionesse, giusto per cambiare un po' anche il tema di questo discorso. Vediamo che però la gara vede subito al comando le atlete africane. Io credo di vedere molto, vedo che si sta comportando molto bene Rosaria Console. Attenzione, perché Rosaria aveva dovuto rinunciare alla maratona di Roma per un infortunio. Eccola, la vediamo sul lato destro con la coda di cavallo, questo così per dare l'eventuale, con la maglia ovviamente delle Fiamme Gialle, la squadra di cui veste i colori, e poi tutta una fila, vediamo adesso con gli occhiali anche Nadia e Iaffini, e subito dietro in questo gruppo, con anche lei con gli occhiali, Valeria Straneo. Percorso tutto su strada, lo ricordavamo, lungo un tracciato di 5 km che si snoda nelle strade del centro di Arezzo, quindi un percorso relativamente breve, relativamente corto, conta molto fin dall'inizio partire con il piede sull'acceleratore. Dobbiamo fare una precisazione, lo scorso anno questo percorso in pratica è quasi uguale, però è stato evitato il tratto che portava verso la Basilica, quindi una salita molto più difficile, e viene tagliato un pochino prima, è stato allungato come rettilineo finale, è sempre lo stesso identico percorso come misurazione, come metri, 75 km, però è un po' meno difficoltoso, quindi sicuramente vedo che già i passaggi sono più veloci rispetto alla scorsa edizione. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare che questa gara a livello femminile è iniziata nel 1991, e non vorrei dimenticare di ricordare un grande personaggio che la vinse allora, una Nadia Dandolo, l'atleta veneta, tra l'altro una delle poche atlete che fece grande figura ai mondiali di cross, un quinto posto ai mondiali di cross credo che nessuna atleta italiana lo abbia mai colto. Poi per due anni questa gara non si è disputata, nel 2010-2009, quindi ha una storia più breve rispetto a quella maschile. Devo dire che l'ultima vittoria italiana risale al 2007 con la nostra, a cui facciamo, speriamo, tanti auguri, ancora purtroppo ammalata, Vincenza Sicari. Insomma, una storia, quella della scalata al castello, caratterizzata anche da successi di atlete italiane, oggi però le atlete italiane purtroppo sono nelle retrovie. Sì, però vediamo che il duello allora è fra questa Jepto Susan Kipsang, alla sua prima apparizione in una gara italiana. Attenzione, perché vediamo molto bene, in questo momento è in quarta posizione Rosaria Console, ma sta battagliando la Jepto con la Winfrida Mora Mosetti, questa keniana, che tra l'altro è un'atleta che ha vinto recentemente anche a molte gare. Io ho guardato la sua scheda, così prima guardavo, ha fatto tre mezzi maratoni, ha vinto Vigone, ha vinto Piacenza, ha vinto Cernusco sul Naviglio, e quindi ha sicuramente caratteristiche combattive e anche tecniche che possono portare a questo duello, come stiamo vedendo. Attenzione, perché là in fondo però mi sembra di vedere che la nostra Rosaria Console tiene, è sulle tracce, tiene, sulle tracce della Iranzi, che sta facendo una buona gara. Eccola qua. Quindi anche lei sta facendo sicuramente, sta disputando un'ottima prestazione.
Davanti alla nostra console c'è la Florea Maddalena, la testa romena. Due atlete europee appaiate all'inseguimento delle lepri africane. Più che lepri, ormai voglio dire, è un refrain che si ripete spesso, se non sempre, in queste occasioni. Ma dobbiamo anche valutare che la Iafini è rientrata da non molto, mi diceva prima del via che ha problematiche, ormai non farà più gare lunghe per vari problemi che ha, quindi si limita ai 5, massimo 10 km. Poi vediamo che ci sono anche altri atleti, questo è per esempio un atleta inglese, veniva data fra le forse protagonisti, vede che è un pochino dietro, forse non è la sua giornata migliore. Dicevo, però consideriamo sempre che la nostra Strano, la nostra console sono atlete che hanno facendo una preparazione in virtù di una maratona, quindi ovviamente la velocità di base viene un pochino più a mancare rispetto ad atlete che domenicalmente corrono su 5-10 km. C'è questa piccola, non è una piccola, ma una grande differenza che può portare anche a questa differenza di passaggi che vediamo le due keniane è nettamente avanti rispetto alle nostre azzurre. Questo è l'ennesimo passaggio del rettilineo dove è situato. Dovremmo essere ormai verso traguardo. L'ultimo passaggio. Qui è questo è l'inizio dell'ultimo giro. Esatto. Questo dell'ultimo è l'ultimo dei sei giri intorno alla quadrilatera. Sei stato più attento di me in questa occasione. Dicevo, adesso questo, vedete, quando girano al lato sinistro fanno la circonnavigazione di Piazza Guido Monaco che non era mai stata prevista, quindi molto spettacolare anche questa parte che il buon Fabio Sinatti insieme ai fratelli e alla famiglia Sinatti ha voluto cambiare per dare un tono qualcosa di diverso rimanendo comunque sempre sulla stessa distanza. Ecco, qui hanno appena imboccato le strette strade del centro storico di Arezzo è una città di origine etrusca contrappuntata da innumerevoli monumenti, da innumerevoli siti di interesse artistico, culturale, turistico, come un po' come tutte le città della Toscana, anche Arezzo punta sul turismo, il turismo è il suo atu, uno dei suoi valori aggiunti. Ecco, questa è Nadia Iafini. Ecco, benissimo, altra che tra l'altro è proprio abbiamo la console che intanto ha superato e davanti alla Florea, la teta romena, quindi sta battagliando per andare a cogliere il podio, come diciamo medaglia di bronzo, ecco, ci auguriamo che sia così. Lei è stata più volte protagonista, non dimentichiamo che io ho avuto modo di vederla, di conoscerla quando ancora vinceva il suo titolo italiano junior di mezza maratona a Bologna ai Giardini Margherita, quindi ha una lunga storia, lunga carriera. Tra l'altro anche il marito, Daniele Caimi, è stato un azzurro della maratona italiana, adesso più che altro diciamo fa il babysitter della famiglia. Siamo al traguardo, lo sta tagliando con le braccia alzate in segno di vittoria Winfrida Mora Mosetti, atleta africana, esattamente proveniente dal Kenya, originaria del Kenya, è l'ennesima vittoria di un atleta africano in una competizione di questo tipo. Giovanissima, nata nel 96, poi ecco, bravissimo, guarda che bel terzo posto per la nostra Rosaria Consola, che può essere una cosa. Le nostre atlete non hanno certamente fatto una gara di retrovia, un ottimo terzo posto, terzo gradino del podio per la nostra Rosaria Consola, atleta delle Fiamme Gialle. È un quinto anche per Nadia Iafini del Centro Sportivo Esercito, quindi onore anche alla ragazza italo-maghrebina, lei ormai è italiana da anni. L'intervista a Valeria Strano. Sentiamola. Ho cercato veramente di dare il massimo stasera. Sapevo che era durissima perché sono distanze per me veramente troppo corte. Io ho abituato a fare almeno dai 10.000 in su, ma è stata comunque una bella esperienza, è andata via. È passata tutto veramente velocissimo e quasi non me ne sono accorta. Però la fatica è stata tanta proprio perché non ho l'abitudine a certe distanze. Per fortuna giro dopo giro ho cominciato a prendere bene il passo, poi recuperavo una dopo l'altra e finché ce l'ho fatta arrivare comunque davanti, quinta mi sembra, e per me è un ottimo risultato. Ecco, queste le voci di Stranio e di Iafini, due tra le protagoniste della gara femminile salita scalata al castello che si è appena conclusa. Qui siamo invece allo start, alla partenza della gara maschile. È il clou di questo pomeriggio sportivo ospitato dalla città di Arezzo.
Questo è il clou veramente, perché tra l'altro qui c'è un campo di partenti notevole, una quarantina di atleti che, al quale lo starter del gruppo giuricicale della FIDA ha dato il via in questo momento. Devono fare 12 giri, avvio subito velocissimo perché ci si vuole prendere magari le migliori posizioni. Ricordiamo che in questa gara vediamo al via come a rappresentanza italiana Rashin Rakik, che ha vinto alla scorsa edizione, atleta che ha vinto già numerosi titoli, ha vestito anche la maglia azzurra. Ovviamente oggi c'è un campo di partenti veramente notevole. Devo anche ricordare, però doveroso, un ricordo, che prima del via della gara maschile è stato fatto un minuto di silenzio per ricordare James Thomas Lokomba, l'atleta keniano che vinse la scorsa edizione, l'atleta che ha vinto la mezza di Piacenza, l'atleta che ha vinto due volte anche l'Ultra Milano, che purtroppo il settembre scorso è deceduto in un incidente stradale in Kenya. Doverosa questa testimonianza, questo ricordo dedicato a uno dei più grandi atleti, dei più grandi protagonisti dell'atletica leggera degli ultimi anni, era giusto ricordarlo. Grazie Antonio, e allora noi torniamo alla gara. Intanto vediamo, vedete questa maglia giallo-nera, che sono proprio i colori della Run Together, e la maglia con cui abbiamo avuto modo di conoscere James Thomas Lokomba nei suoi primi anni di presenza qui in Italia. Vediamo che Yarsin Rakik adesso subito si è posto alle spalle degli attesi protagonisti, ma oggi la gara qui posso dire può essere un terno all'otto. Tra l'altro proprio ieri sera c'è stata anche una mezza maratona, la Mont Life Marathon, organizzata dalla Venice Marathon Club, e alcuni di questi atleti hanno corso la mezza, anche un paio di donne, e oggi corrono dopo pomeriggio qua, quindi qui veramente siamo di fronte a atleti che hanno energie da spendere. Noi non credo saremmo in grado di fare questi così tentativi pazzeschi di corsa raddoppiata nell'arco di 24 ore, però contenti loro e bravi loro a riuscire a fare entrambe le corse. Subito davanti vediamo Felicien Mutira. Allora, questo atleta è un atleta ruandese, un atleta che si è già fatto conoscere lo scorso anno in Italia, proprio perché ebbe dei duelli anche con James Thomas Lokomba. Allora, Mutira Felicien, io lo ricordo solo con queste cose, ha vinto la gara di Castelbuono, la gara più vecchia d'Italia, ha vinto la gara, il circuito di Lago Negro, ha vinto la Matrice Configno, l'ultima edizione che tra l'altro ricordiamo quest'anno il 20 agosto verrà ripetuta, al di là di quelle che sono le condizioni del territorio, proprio per dare una spinta al territorio, per dire ci siamo e non vogliamo mollare. Quindi Felicien Mutira, atleta ruandese nato nel 94, oggi a mio parere è il favorito. Però guardate questo ragazzo con la barbetta che si vede un po' dietro, bianco, è un magrebino. Io prima guardavo la sua scheda, questa è una atleta che ha 8,21 nei 3.000 sci. È un ottimo tempo. Come sta correndo, come si sta muovendo tecnicamente, ma dico attenzione a questo ragazzo. Vedo più in difficoltà per esempio Yarsin Rakik, un po' più scomposto nell'azione di corsa. Devo dire che a questo punto qui veramente c'è da vedercela. Questo ragazzo magrebino, a mio parere, ha sicuramente le qualità per poter rimanere a gara. È ovvio che 3.000 scipi, 10 km, c'è una certa differenza. Insomma, altra sfida tutta africana, come sempre, inutile dirlo. Ricordiamolo, Michele, e per quanto riguarda questa versione maschile della scalata al castello, arrivata quest'anno alla sua 45esima edizione, il percorso da coprire è di 10 km, poco più di 10 km, 12 giri complessivi lungo il quadrilatero che cinge il centro storico della città di Arezzo. Sì, è un circuito misurato dagli organizzatori di 820 metri circa, un po' più corto rispetto agli 836 delle passate edizioni, ma diversamente già dai risultati della gara femminile, che poi vedremo sicuramente più tardi, il tempo finale 15:36 della Mosetti sarebbe anche il record del percorso rispetto alle precedenti edizioni. Però quando c'è un cambio di percorso andiamo sempre piano a dare un record. Comunque un ottimo tempo, negli scorsi anni i tempi finali erano sempre attorno ai 16 minuti. Ricordiamo anche le vittorie di un'altra azzurra, Lucina Andreucci, che ha vinto due volte questo circuito, anche lei con tempi notevoli, ma allora la gara si svolgeva alle prime edizioni, erano ancora a Policiano, quindi in pratica percorsi leggermente diversi, quindi i paragoni, i record, sai, lasciano il tempo che trovano in una corsa su strada di questo genere. Atleti italiani nel tabellone maschile, Michele? Ma degli italiani abbiamo Yarsin Rakik, l'italo magrebino, e poi purtroppo proprio due giorni ieri, prima della gara, ha dato forfè Daniele D'Onofrio, campione italiano di mezza maratona nel 2016 a Fucecchio.
A questo punto, come puoi vedere dalle immagini, abbiamo tutti atleti africani con l'inserimento dell'unico nostro atleta azzurro, Yassine Rakik, e poi con l'altro, il magrebino, Kemlal, Jawad Kemlal. Io continuo a ribadire che mi sembra che sia quello che sta correndo meglio. Ho fatto un mio pronostico, Felicien Mutira, avrei detto con Rogers Mayo, altro buon atleta anche questo, di ottimo valore, 1.01.56 nella mezza. Guarda, primato personale fatto proprio ad Arezzo, neanche a farla apposta, ed è là davanti col gruppetto di testa. Però mi sto guardando come corre questo Jawad Kemlal. Ma qui, se se lo portano al traguardo, l'uomo da 3.000 ceppi, lo spunto finale credo che possa avere più sangue. Devono avere la capacità di staccarlo, se riescono. Con loro vedo anche Victor Kiplangat e anche Joel Kipenei Meli del Run Together. Quindi la gara sta già cambiando un po' fisionomia. Vedo Maya, adesso Felicien Mutira davanti insieme a Victor Kiplangat. Roger Maio, sono loro. Però guarda questo, guarda come corre tutto molto. Io potrei sbagliarmi, non sono un tecnico dell'atletica, anche se ho corso, ho fatto le mie cosine anch'io, però mi sembra. Non sminuire, Michele, il tuo background di esperienza e di competenza per quanto riguarda lo specifico, da amatore, assolutamente da amatore. Al di là dell'attività giovanile su pista, quando vivevo ancora a Ferrara, ai tempi dell'atletica, quella solo su pista, non esistevano le corse su strada, c'era il cross, c'era il cross e la pista. Vediamo questo gruppetto, io direi che però a questo punto questo è il gruppetto che si è portato dietro. Guarda un po', c'è anche in questo caso qualche altro atleta italiano, ma veramente poca roba. Io credo che ormai gli italiani in questo circuito c'è anche una clausola, una regola: chi viene doppiato deve uscire per non creare problemi poi in fase di arrivo, per non intralciare il percorso, l'incedere degli atleti. Tra l'altro chiedo scusa, ho fatto un errore: la Cina Irakik l'ha vinta nel 2015, lo scorso anno questa gara è stata vinta da James Lokonga, quindi chiedo scusa per questo piccolo errore, non per non dimenticare appunto un atleta, un grande campione che non c'è più, è prematuramente scomparso, un incidente. Tra l'altro, lo rimpiangiamo tutti. Vediamo adesso di nuovo, ecco, si è formato un terzetto, guarda se non dicevo questo male. Questo è il terzetto che ha stacchiato il gruppo. Felicien Mutira, Jawad Kemlal e Roger Mayo. Però Roger Mayo sembra che perda contatto, guarda come segue, come un'ombra, Felicien Mutira, questo atleta magrebino. Jawad Kemlal, tra l'altro andiamo a vedere un po' se trovo qualcosa, così, di chi ha fatto, di cosa, che storia ha, perché non è facile. Lui ha il pettorale numero 22, tra l'altro abbiamo dato un numero piuttosto alto, perché lui è nato l'11 aprile del 94, quindi piuttosto giovane, e addirittura ha un 5,35 nei 2000 ciepi, ha un 8,20 e 92, fatto, tra l'altro attenzione, l'ha fatto al Golden Gala di Roma nel 2014, c'ha anche 8,19 nei 3000 ciepi, cioè ha fatto a Rabat in Marocco. Una tetta da 8,19 nei 3.000 ceppi, a mio parere, in una gara così, se Felicien Mutira non trova energie e quello per staccarlo, la vedo veramente dura che possa, rischia di non vincerla questa gara. Che le lasciamo per un attimo la gara e torniamo rapidamente alle note storiche e di colore relative alla scalata al Castello. Ecco, c'è un riferimento al castello, come dice appunto il nome stesso di questa gara. Perché? Perché ecco, questo nome viene dal fatto che nella piccola frazione di Policiano, dove, come dicevamo poc'anzi, nel 1973 nacque questa manifestazione, sorgeva un castello risalente a prima dell'anno 1000. Da qui appunto il nome di scalata al castello. Torniamo alla gara, Michele. Sì, e poi ti dirò del scalata al castello, adesso vediamo la coppia, ormai hanno fatto il vuoto, se la giocano Mutiri e Jawad Kemlal. Sì, il castello c'è effettivamente sopra Policiano. Io conobbi questa cittadina e gli amici organizzatori e famiglia Sinatti tanti anni or sono, e lavorando lì insieme a loro, e una volta mi torsi lo sfizio quando la gara si svolgeva, la parte amatoriale faceva questo giro passando di fianco al castello. Beh, una mattina, che la gara era al mattino e le gare in circuito erano nel pomeriggio, andai anch'io a farmi un giro a vedere dove questo castello. Ho detto, io l'ho visto e non vengo più su, tanto per farvi capire che aria tirava per arrivare in cima a questo castello. Io direi di fare molta attenzione a questo momento della gara. Guarda cosa succede. Ecco, guarda, c'è una sorta di litigio fra i due atleti.
c'è stato un rally picca, perché Benigai Mutira ha sicuramente detto: ma come, non mi dai una mano, sei sempre alle mie spalle, e cosiddetto, come nel ciclismo, succhi a ruote. E difatti adesso la tensione degli ultimi metri di gara, guarda come se ne sta andando, io lo immaginavo. È un'abitudine, non è, vuole essere una critica, però gli atleti magrebini di stare a ruota e poi nel finale, io l'ho visto più volte, e guarda, adesso addirittura sta prendendo largo, e a questo punto le mie previsioni non erano errate, e allora eccolo qua, ci siamo al traguardo. Una new entry, vince lui Michele, una new entry, per la prima volta scrive il suo nome nell'albo d'oro della scalata al castello. E pensate che non ha riferimenti su gare su strada, così. Secondo Felicia Mutira, che non sarà sicuramente molto felice. Vediamo adesso Roger Maio, e poi arriva anche Rakiki Yassine, che è il quarto, primo degli azzurri. Vito Kiplagat, abbraccio al cielo per questo atleta magrebino, e d'altronde allora, ricordiamo il suo nome, è Jouad Akemlal, atleta marocchino. Noi andiamo a sentire le sue parole a caldo. رغم الكثافه ديال الكينيين اللي مشاركين وهذاك الشيء وما عنديش خبره في السباقات على الطريق اول سباق على الطريق اللي تنشارك به وزعما انا ما كنتش متوقع انني نربح non aspettava di vincere perché visto che è la sua prima gara su strada e anche la competizione che era agguerrita a tantissimi keniani quindi assolutamente non aspettava di vincere però è molto contento che è venuta questa vittoria. Oggi io comunque ho cercato di dare il massimo, non era facile anche perché il livello era veramente forte, ho cercato di dare il massimo e devo onorare il numero che mi era stato dato. Ho cercato anche di fare la volata finale dove sono arrivato quarto, sono contento per questo risultato e spero di fare i mondiali alla maratona di Londra. Torniamo sul podio, anzi sui podi, donne e uomini insieme, questi protagonisti della 45esima edizione della scalata al castello, premiazione affidata al sindaco della città di Arezzo. Davvero una bella giornata di sport, gare particolarmente significative dal punto di vista tecnico, e su queste suggestive cartoline della città di Arezzo Antonio Farnè e Michele Mariscalchi vi salutano e vi ringraziano per l'attenzione.